Tra sarcofagi, reliquie, lucerne e manoscritti riemergono le tracce del profondo legame spirituale che da circa 2000 anni tiene unite Arles e Roma, una fratellanza tra la città della Provenza e il cuore della cristianità, simboleggiata dalla vita e dall'opera del primo metropolita della Gallia, San Cesario. Alla sua devozione i musei vaticani dedicano la mostra Dilectissimo Fratri Cesario Symmachus tra Arles e Roma, le reliquie di San Cesario, tesoro della Gallia paleocristiana. Un evento che fino al 25 giugno, nel cuore del Museo Pio Cristiano, offre al grande pubblico la possibilità di ammirare alcune tra le reliquie più preziose del santo, vescovo della città francese dal 502 al 542, concesse in prestito dal Museo Dipartimentale dell'Antiquità. Arles, in dialogo con i marmi della collezione pontificia. Al centro della sala riservata alla mostra sta il Buon Pastore, statua del IV secolo, ai cui piedi sono esposti i due palli appartenuti a San Cesario, uno dei quali gli fu imposto a Roma nel 513 da Papa Simmaco. Di fronte un codice di epoca carolingia proveniente dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, in cui si tramanda il testo di una lettera inviata dallo stesso pontefice al dilettissimo fratello Cesario. Con noi uno dei curatori della mostra, Claude Saint, direttore del Museo Dipartimentale dell'Antica Arles. Et d'avoir les deux palia Avere i due giustamente palli lì, avec le accanto buon al buon pastore pastore e alla e lettera, è estremamente le testo commovente, poiché sono oggetti che non giustamente avrebbero aujourd'hui, mai dovuto essere car ce sont des vicini. objets qui n'auraient jamais dû être ensemble. Les hasards de l'histoire I auraient casi dû della faire que storia avrebbero dovuto farli sarebbe dû scomparire, disparaître, perché car c'est estremamente tellement fragili. fragile. Ma la storia ha permesso invece di avere la grande occasione di avvicinare nello stesso luogo i due palli, il buon pastore e la missiva. Le bon pasteur et le texte. Esegeta biblico ed eccezionale comunicatore, San Cesario rimase per tutta la vita legato agli ideali monastici che scandirono la sua permanenza per circa 10 anni nell'abbazia di Lerino, che fu costretto a lasciare per motivi di salute nel 499, come ci spiega Alessandro Vella, curatore della mostra e assistente al reparto di antichità cristiane dei Musei Vaticani. Abbandonò il monastero di Lerino, ma non lo spirito con cui invece aveva iniziato questa sua vocazione monastica, per cui la tendenza all'ascetismo, alla povertà, alla rinuncia ha guidato e all'attenzione ai bisogni degli altri ha guidato la sua missione all'interno della Chiesa dell'epoca e può essere, penso, un punto di riferimento importante ancora oggi. Una mostra in cui entrano in dialogo due raccolte museali diverse ma complementari, consentendo al pubblico di avvicinarsi ad una delle epoche meno note della storia del cristianesimo. Con noi l'ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, Philippe Zeller. Il fatto di ritrovare questa figura di San Cesario è sia molto commovente che molto interessante, perché ci ricorda che in questa epoca, che noi trascuriamo un po' perché era seguita da quelle che si definiscono invasioni barbariche, ci sono stati personaggi importanti che hanno segnato il cristianesimo nascente, il paleocristianesimo, e il cui messaggio è ancora oggi estremamente moderno. Sont d'une très grande modernité.